La prima cosa che i periti di Sotheby's videro, aprendo la porta della palazzina di Andy Warhol a New York, al 57 della 66esima strada, fu un gigantesco busto di Napoleone che li fissava da un tavolo antico al centro del grandissimo salone d'ingresso. Guardando alla loro sinistra, si fermarono ammirati di fronte ai superbi busti del marchese di Lafayette e di Benjamin Franklin, che si ergevano tra bronzi di cavalli, levrieri, pugili e danzatori. Dietro a questi c'era un elegante divano Chippendel e davanti una poltrona alata Giorgio I. Alle pareti crema e oro, sopra cassette di tulipani, era appesa un'incredibile varietà di ritratti di antenati americani. Un olio a grandezza naturale di un giovane nudo, firmato George Bellows 1906, era appoggiato alla parete di fondo. Proseguendo su pavimenti scuri e tirati a lucido, oltrepassarono un piccolo ascensore e si trovarono di fronte a una fuga di porte. Aprendole, si fermarono ammutoliti. Lì, nella spaziosa sala da pranzo, c'era un bel tavolo in stile federale circondato da una dozzina di sedie Art Deco. Sul pavimento era disteso uno sfarzoso tappeto, naturalmente uno Busson. I quadri, appesi o appoggiati alle pareti, erano quasi tutti di primitivi americani. E una piccola xilografia del maestro norvegese Edvard Munch, tutti quadri di prim'ordine. Ma nella stanza non si riusciva a entrare. Ogni centimetro del pavimento, ogni tavolo, ogni angolo anche della credenza era coperto da una miriade di scatole, sacchetti per la spesa e pacchi, un tale ammasso di roba, non meglio identificata, da bloccare il passaggio. In questa stanza nessuno aveva mai pranzato, almeno negli ultimi anni. Né era la stanza di un collezionista che amasse contemplare i suoi tesori con l'occhio di un conoscitore, era piuttosto la stanza di un compratore, di un accumulatore, di un incettatore che aveva a disposizione tutto il denaro del mondo. Ero sbalordita, ricorda Barbara Daisroth, curatrice per Sotheby's dell'Art Deco. Gran parte di quello che Andy Warhol ha comperato non ha mai visto la luce del giorno. La meraviglia dei periti aumentava man mano che salivano ai piani superiori. Al secondo piano entrarono in un salotto dall'atmosfera formale e quasi austera. I mobili erano in gran parte francesi, Art Nouveau e Art Déco di altissima qualità, prezzi, secondo la stima della Daisroth, che potevano valere fino a 60.000 dollari l'uno. Alle pareti uno stridente balzo in avanti, le opere più importanti di artisti contemporanei di Warhol, Jasper Johns, Claes Onderbund, Roy Lichtenstein, James Rosenquist e Cy Twombly nei brillanti, sfacciati toni della pop art. Potevano valere, osservò con un'occhiata il curatore d'arte contemporanea, molti milioni di dollari. Al di là di una doppia porta, si ritrovarono in un altro salotto, in un altro secolo. L'arredamento era neoclassico e neoegizio, il gusto stile impero di un feudatario del XIX secolo. Mobili in mogano con elaborati intarsi e dorature. Massicce credenze con piani di marmo, bronzi di creature mitologiche, urne e candelabri pomposi, quadri accademici francesi e americani dell'Ottocento con cornici dorate, un altro busto di Napoleone. 2 mesi più tardi, quando i periti finirono l'inventario di questo Eldorado, avevano catalogato su computer oltre 10.000 pezzi da suddividere in lotti d'asta. Dai Picasso ai braccialetti di bakelite, dai preziosi servizi da tè in argento alle stoviglie Fiestaware, da pezzi da museo di artigianato amerindio a scorte di sigari indiani, dai mobili della secessione austriaca ai distributori automatici, dai libri rari ai barattoli di biscotti, tutto diviso in 47 lotti. Vistosamente assenti, a eccezione di un piccolo quadro del presidente Mao, in una camera degli ospiti, le opere del padrone di casa, l'uomo che è forse stato il più prolifico artista americano del XX secolo. D'altronde ce lo spiega lo stesso Andy Warhol. Lo disse: comprare è molto più americano di pensare, e io sono molto americano. Questi erano spunti tratti da Andy Warhol, Victor Bocris, Odoi Editrice.